Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Facciamo una bella foto tutti insieme. Bene, solo due parole per ringraziare gli assessori che hanno accettato. Grazie per la fiducia. Grazie a voi, sono certo che sarà una bella giunta. Complimenti a tutti, con l'occasione per comunico ufficialmente che abbiamo fatto il decreto in nomina e Giuseppe Manguso assume anche la funzione di vice sindaco. Adesso procediamo alla lettura delle deleghe. Assessore Caltagirone Attonino, delega a PNRR, lavori pubblici, urbanistica, sport, polizia locale, GAL e società partecipate. Assessore Giovanni Lombardo, delega alle politiche sociosanitarie, politiche giovanili, associazionismo, randagismo, tributi, patrimonio, biblioteche e archivio storico. Assessore Giuseppe Mancuso, ambiente e territorio, protezione civile, agricoltura, commercio artigianato, viabilità rurale, verde pubblico, servizi manutentivi, servizi cimiteriali. Grazie. Assessore Anna Maria Todaro, pubblica istruzione, turismo, spettacolo, legalità, servizio civile, servizi demografici ed elettorale. Il sindaco ha mantenuto le deleghe in bilancio, cultura e personale. Grazie naturalmente alla dottoressa Lauro. Grazie a voi. Congratulazioni. Grazie. Signor Sindaco, lei ha appena nominato la nuova giunta. È sempre un'emozione chiamare a sé dei nuovi collaboratori? Sì, una grande emozione. Una giunta di cui sono particolarmente soddisfatto. Abbiamo nominato i quattro assessori, l'assessore Giuseppe Mancuso che svolgerà anche la funzione di vice sindaco, l'assessore Anna Maria Todaro, l'assessore Antonino Caltagirone e l'assessore Giovanni Lombardo. Abbiamo anche assegnato le deleghe, quindi partiamo da subito, già da domani, a lavorare con grande impegno e con grande responsabilità, visto la grande fiducia che i nostri concittadini ci hanno riconosciuto, e quindi una grande responsabilità, un grande onore.
Assessore Antonino Caltagirone, lei non è alla prima esperienza, bensì ha una nuova esperienza di assessorato. Si cimenta in questa nuova avventura? Buonasera, grazie Carmelo per questa opportunità. Sì, non è la prima volta che faccio l'assessore, per me è la quarta volta. La prima volta l'ho fatto in trasferta a Comitini, ma avevo già fatto il consigliere comunale a Grotta, e questa è la mia terza esperienza a Grotta. Sicuramente, pur essendo diciamo un veterano, è emozionante iniziare questa nuova avventura. E voglio a tal proposito ringraziare il sindaco che mi ha accordato ancora una volta la fiducia, che spero di ricambiare. Ringrazio il mio gruppo politico, gli onorevoli Decio Terrana e Rosellina Marchetta, perché mi hanno voluto alla guida del loro gruppo politico. Ringrazio i miei consiglieri di riferimento, cioè Giuseppe Bonsignore e Giada Vizzini, ma tutti i consiglieri della lista e non solo i consiglieri eletti, ma ringrazio tutti e 12 candidati che hanno contribuito al successo della nostra squadra. Un grazie soprattutto a tutti i cittadini che ci hanno votato. E dico, saremo l'amministrazione di tutto il paese. Il mio impegno è appunto quello di non fare distinzioni e differenza tra chi stava dalla nostra parte e chi stava dall'altra parte. È una competizione politica che ormai è finita e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme. Ed è un invito che rivolgo pure ai consiglieri di minoranza: dobbiamo lavorare tutti insieme per il benessere del nostro paese e di tutti i nostri concittadini. Assessore Giuseppe Mancuso è alla seconda esperienza come assessore, quindi una continuazione dell'attività, ma alla prima esperienza come vice sindaco. Buonasera a tutti, ringrazio il sindaco per questa delega che mi ha dato e ringrazio pure i cittadini per avermi eletto come consigliere comunale. Mi continuerò il mio impegno per la nostra cittadinanza e darò il massimo di me stesso. Lei ha ottenuto attestati di stima soprattutto per il grande lavoro che ha svolto nell'ambito che le era stato dato, la viabilità rurale, l'agricoltura, e questo penso la riempie di orgoglio. È stato un motivo di soddisfazione massima, quindi cercherò di continuare il mio impegno, il mio lavoro verso tutte le deleghe che mi ha dato il sindaco, tra cui la viabilità rurale e l'agricoltura. Assessore Giovanni Lombardo, è la prima occasione in cui lei riveste il ruolo di assessore? Sì, per me, o meglio, in questa compagine sono la novità ma anche politica per il Paese, perché per me è la prima esperienza di assessore, anche di un impegno diretto nella politica, anche se è stata per tutta la mia vita diciamo un passatempo. Ho fatto solo volontariato politico, adesso c'è un impegno diretto con l'assessorato. Lei si presenta in assessorato forte di due circostanze a suo favore: l'impegno nella professione, svolge il ruolo di DSGA presso la pubblica amministrazione, e poi anche un grosso bagaglio di stima da parte di tutta la collettività. Sì, questo mi ha rallegrato e mi produce tanta gioia. Ho avuto anche molte attestate di stima e per questo voglio ringraziare coloro i quali mi hanno proposto: il Partito Democratico con un gruppo allargato, i consiglieri eletti nel Partito Democratico. Ringrazio il sindaco per la stima e la fiducia che ha riposto in me. Per cui credo e voglio che il mio impegno possa essere utile alla collettività. Assessore Anna Maria Todaro, non è la prima occasione in cui fa l'assessore, lei è già stata assessore nella scorsa amministrazione ed è comunque anche consigliere comunale. Sì, grazie. Intanto volevo ringraziare il sindaco per le deleghe che ho ricevuto, ciò mi permette comunque di lavorare in continuità con il precedente quinquennio e quindi lavoreremo sin da subito sui calendari estivi, sul premio Racalmare e su tutto ciò che saranno gli eventi comunque inerenti agli spettacoli, al turismo e alla pubblica istruzione.